Momento bellissimo, dopo 3 anni, ritornare al Teatro Rossetti con centinaia di armatori, marinai, velisti a celebrare assieme la Barcolana forse sportivamente più bella della storia, con un match race tra Deep Blue e Arca e alla fine una Barcolana che davvero ha fatto divertire. Un evento di sport, condivisione e solidarietà è tornato finalmente in presenza nella bellissima cornice del Politeama Rossetti, il rito tradizionale delle premiazioni della Barcolana a quasi 50 giorni dall'evento. Al termine della cerimonia l'eccezionale annuncio riguardante la raccolta fondi per azioni di beneficenza che ha raggiunto quest'anno la cifra di 350.000 euro grazie alla rete del dono e varie aziende e per ben 100.000 dollari grazie alla vincitrice dell'edizione 54. Ecco, a giugno avevamo lanciato il manifesto con Illy e volevamo dire ritorniamo alla gioia, alla condivisione. È stata una Barcolana in cui ci siamo ritrovati, è stata una Barcolana della solidarietà. Oggi Wendy Schmidt ha dato un annuncio importante perché ha donato una somma significativa alla riserva marina di Miramare, ma la Barcolana insieme a Rete del Dono e a tanti altri partner ha raccolto più di 350.000 euro a favore della ricerca contro il cancro e di tante onlus del territorio. Quindi una Barcolana non solo bella dal punto di vista sportivo, ma anche una Barcolana straordinaria dal punto di vista della solidarietà e del sociale. Wendy Schmidt, che ha ricevuto anche il trofeo generale Women in Sailing, sosterrà dunque le attività educative e di conservazione del biodiversitario marino nell'area protetta di Miramare, gestita dal WWF Italia, con una donazione di 100.000 dollari. L'edizione numero 54 di Barcolana ha visto più di 100 premiati nelle varie categorie, ma anche il primo showcase dei ritratti fotografici C'ero anch'io di Carlo Borlenghi, che sarà il filo conduttore della prossima edizione, e le immagini spettacolari del Highlights Show, che portano Barcolana e Trieste in tutto il mondo.